Salve a tutti ragazzi, io sono Albert e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo dell'archetto del violino. Allora, l'archetto è un elemento fondamentale del violino, perché grazie allo sfregamento dei crini sulle corde che il suono viene prodotto. Esso è formato da una stecca di legno o in fibra di carbonio e un fascio di crini di cavallo bianco. Possono anche essere crini di cavallo nero, infatti ultimamente si è portata molto questa moda. Allora, la parte finale dell'archetto viene detta tallone ed è formata dalla vite, che è giustamente, come dice il nome, una vite che serve a tendere e a mollare la tensione dei crini quando si suonano. Esso è fondamentale perché quando si suona i crini devono essere ben tesi, mentre invece quando l'arco è a riposo i crini devono essere ben molli, come vedete adesso, per lasciare l'arco a riposo, in quanto è pericoloso per l'archetto lasciarlo sempre con i crini tesi, quindi in posizione di lavoro, perché si può rovinare. Io ho un caso di archetto rovinato perché mia madre, quando era giovane, suonava il violino in maniera dilettantistica e l'ultima volta che l'ha suonato ha lasciato tutti i crini tesi, e quindi l'archetto, adesso lo farò vedere, praticamente l'archetto è ancora con la bacchetta dritta, cioè tesissimo e distrutto, inutilizzabile. Eccolo qua l'archetto di mia madre, come vedete, a parte, vabbè, è completamente vecchio, però è completamente dritto. Di solito appunto gli archetti per violino hanno una curva verso l'interno, però qui è stato teso al massimo e lasciato per 30 anni teso al massimo, quindi adesso, anche se i crini li ho ammollati, l'arco ha praticamente preso una forma diritta. Quindi se non volete far diventare il vostro arco inutilizzabile così, vi consiglio di allentare i crini quando non suonate. Quindi, tornando a noi, la parte finale dell'archetto è composta dalla vite e dal nasetto, che è questa parte qui che praticamente fa avanti e indietro per tirare o mollare i crini, che è spesso appunto una decorazione che nel mio caso è molto povera in qualche materiale prezioso, a volte in madreperla di solito, a volte però anche in oro o argento può capitare. Poi abbiamo in metallo questa qui, l'attaccatura dei crini praticamente, e poi ovviamente abbiamo i crini stessi, che sono appunto, come vi ho detto, crini di cavallo, che se visti a microscopio sono molto belli perché hanno una serie di dentini tutti uno dopo l'altro che appunto fanno il lavoro di agganciare la corda e farla suonare, quindi è meraviglioso. E poi ovviamente alla testa dell'archetto abbiamo la punta, che è in questa particolare forma, che ha appunto questo sostentamento all'attaccatura dei crini, che è in avorio nel caso di archi comunque di qualità, oppure in plastica nel caso di archi molto economici. Infine l'arco, per suonare, ha bisogno che i crini siano cosparsi di pece, questa specie di resina che vedete qui, che è praticamente appunto un mix di resina di alberi e varie altre cose. È abbastanza complicato, se volete faccio un video proprio sulla pece, su come è nata e anche sulle varie leggende che circolano su di essa, che praticamente viene semplicemente sfregata sull'archetto per far sì che appunto semplicemente suoni. La messa a fuoco ci è abbandonato, ecco, e quindi che va passata pian piano per tutta la lunghezza dei crini. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi e ciao.